L'ispirazione è necessità, cioè l'ispirazione è una necessità, credo, viscerale. Mi chiamo Andrea De Logu, ho 37 anni portati benissimo. Sono appassionata di comunicazione. Tutto ciò che comunica un mio stato d'animo per me diventa necessario. Amo fare radio, è uno stimolo continuo, è uno stimolo di vita e radio è casa. Tantissimo la televisione perché mi ha cresciuta. E poi c'è la scrittura, che è una cosa intima, che la faccio da sola. La faccio quando mi trovo al buio nel letto, mio marito dorme e quindi non lo voglio svegliare, oppure quando sono da sola a casa perché magari lui sta lavorando lontano, sta girando un film, e lì ci sono soltanto io. Io scrivo al computer con mio marito di fianco e faccio... Senti, posso andare a farmi un caffè? Lo vuoi anche tu? Prendo due. Moca singola, così almeno poi non mi viene la tachicardia. Quando mi sveglio la mattina, neggo un ti amo. Abbiamo preso questo frigo per un po' per la nostra passione per il cinema, ma anche per lasciarci messaggi, per attaccare fotografie, per avere un'ennesima lavagna dove comunicare. E poi in realtà ogni angolo è buono per cercare l'ispirazione, per trovare l'ispirazione. Ma poi ci sono un sacco di cose che sono... Ciao amore! Buono, eh? Le più grandi ispirazioni degli ultimi mesi sono venuti grazie al silenzio dell'arrampicata. Quando vai a 2000 per tanti anni, poi è un po' come se si sedesse la tua voglia di comunicare, di creare, no? Invece quando stai in silenzio con te stessa, lì ti vengono le idee. Ho scritto due libri, l'ultimo è Dove finiscono le parole e qua, lì. Piano piano, piano piano, pezzo dopo pezzo, si è composta la necessità di raccontare il mio percorso di vita di ragazza dislessica. L'ho scritto la notte, un progetto solitario nella notte con mio marito. Quindi lui c'è stato, ma dormiva. La mia ispirazione viene quando riesco a stare a sentire le mie voci piccoline, più preziose, che infatti, essendo piccoline e preziose, sono bullizzate dalle mie voci enormi che sono di tutta la giornata.